Adesso che ti sentiamo, possiamo anche. Oddio, ragazzi, scusate i bordi delle web, però li ho fatti in pre-live e. Boh. Sono venuti così, quindi. Sono Oh venuti no, così. perché sto sentendo mio doppio? No, 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 Sono... no, Oh no. no! Ok, Da benissimo, me scusa. arriva? No, 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 avevo aperto la pagina di Twitch. Sono stupida. Ah, Ok. ok. Sì, Bene. ci sono anch'io, Artyom, perché non è Little Nightmares se non c'è la run che si spaventa in ritardo. True. Fucking true, fucking true. E sto spegnendo, scusa, chiudendo un po' di cose e adesso Io sto partiamo. ancora vedendo gente che si picchia. Stai vedendo ancora gente che si picchia, davvero? Ma no, ha cambiato. Non si vede? Io vedo gente. Aspetta, magari. Oh no, ma come? Prova a Cosa? refreshare. Sì, si E io vedevo vede, ancora. Ok, ora sono un po' più in pari. ok. Salve. Benissimo. Bene, amici, io non mi ricordo più dove eravamo arrivati, Oh però no, io non c'ero alla fine, quindi. forse eravamo Non so. arrivati, ma credo proprio che fosse una... Eravamo tipo lì sulla spiaggia, quindi è proprio un nuovo capitolo che riusciamo a fare. Ciao Zi Maio, ciao caro, benvenuto, anzi bentornato, ma sei sub? Oi boh. Oi, boh. Eravamo dalla signora cattiva, allora Ran. Allora, Che c'è? ti piace tornare nei banchi di scuola? Oh no! Avevo visto forse una cosa, Una intravisto clip, una vero? cosa. Eh sì. Sicché. Aia, che male! Vabbè, Rani, io sto correndo con te in mano perché non mi aspettavo la live. Sto usando un'applicazione per i passi. Ok! Marimma, che testa grossa, c'è sta tipa. Infatti anche il collo che si allunga. No! C'è un mostro giapponese che ha il collo che si allunga. Devo capire il pattern che posso fare per evitare di essere beccata. Me l'hanno regalata la sub, dice Zimae. Ma scusami, ma perché non sto entrando sotto? E adesso cosa fai? Credo di non essere mai arrivata a questo punto. Ma dove devi andare? Devo credo uscire dalla stanza. Vediamo se adesso questa si gira. Ecco, infatti si gira. Che ansia. Infatti, Zema, immaginavo. Quanto ti metti vicina alle persone, però un po' di spazio vitale. Cazzo di ansia. Benissimo. Ok. Adesso io non ricordo assolutamente dove dovevo usare quella chiave. Dove va quella stronza? Non mi Ah, sono qui perso siamo. nessuna puntata, sono davvero contento, Ah, bravo. bravo Fabione. Meno male. C'è quella lì che sta Ma la continuando a spiaggia non la passeggiare. prende mai a piedi nudi. Ma non tirarci Sì, le infatti. sfighe, per favore. Che brutto, che ansia. Ho Ok, sentito pazzo. proprio dolore ai piedi. Un bruciore strano. Io ho paura di prendere questo ascensore così. Così easy peasy. Tra l'altro, Fabione, questo è il caffè buono. Buono qui e buono È buono qui, qui. è buono qui, come il tè in fre, esatto. No, il caffè è buono nel Ok. senso che ho preso tipo una polvere e una miscela da illy, di illy, intenso, una roba del genere. E mi ci sto letteralmente drogando. Ottimo. Comunque, tutte queste scarpe, figliolo. Oh no! Sei un Cosa... finto funghetto! Sì, secondo me questo qua è stronzo. Ah sì, perché forse tu non c'eri quando sei arrivata... È pieno di questi specie di pinocchi, che non so, non ho capito se sono bamboline o cose del genere, che ci odiano. Per cui adesso non so bene che cosa dovrei andare a fare. Ehi là, ciao amico. Mi ammazzi? Mi ammazzi? Ok. Ma perché cosa c'ha in faccia? Non lo so. Corri, 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 corri,
Comunque è orrenda questa cosa. Allora, riprovaci ancora, John. Bravo. Vieni di qua. Devo prendere Ma la quel mazza. disegno si può prendere? Credo che il disegno si possa prendere. Devo prendere la mazza. La mazza. Ah, quella Eccola che là. sì.
No, ti giuro, mi sta facendo schifissimo sta cosa. Cioè, non capisco cosa abbia attaccato al collo, mi sta facendo uno schifo. Vai, 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 vai. Il Mi problema è che... apprendo. Allora, o gliela... No! Ciao, Kishi! Ciao! Vi sbriciolo passivamente che hai messo studiando. Oh no, mi dispiace disturbare il tuo studio. Mi dispiace. Comunque, grazie del lurking. Mi Come un sento come un fumatore senza... fumatore se... Esatto, Fabio. Devi prendere... Io devo prendere il cazzo! Il cazzo? No, devo prendere la mazza. Però, siccome... No, però siccome devo prendere, cioè devo prendere la mazza, però mi rallento se prendo la mazza, quindi io gliela lancio in faccia. Non ho sentito niente No, perché mi accorgo. magari... No, Scusa. Riolesci, no, mi dispiace. Dico, mi dispiace che stai studiando. Mi accorgi in fave e deciso di abbaiare, no! Io Secondo me penso. devi Dimmi. E mollarla una certa... E poi. Ok, poi... scappare. Ok, ho capito. Hai ragione. Hai ragione. Il tempismo in questo gioco. Comunque adesso lo riporto di qua perché. Ma poi non ho capito perché mi odia. Perché mi odi? Non lo so, ma mi fa abbastanza schifo, fallo in fretta, ti prego. Guarda come si muove tutto. Ah, strano. Ok. Ma sei matta, Alice! Ho visto adesso perché hai urlato. No. È difficile. Aspetta. Un momento. Aspetta che io facevo... Ok. Voi che rumore che fa è orrendo. Meno male, non lo sento, già mi fa schifo solo vederlo. Sembrano delle budella attaccate al collo. Molla, 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 vai! Vai, vai, vai! Bravissima! Secondo me ha scriptato un pochino. Eh sì, però ha scriptato un pochino. Ok, allora adesso dovrei fare la stessa identica roba. Vabbè, sarà scriptato, ma va bene, meglio così. Ma quindi... come si chiama? Ti odia per lo stesso motivo perché è legato e col cappello da asino. Perché non è un bambino vero? Ah, ok, grazie Rocket Rack. E benvenuto perché non ti ho mai visto, quindi benvenuto. Sono stata un po' assente per via della sessione d'esami, che oggi ho finito, per fortuna. Però. Yay! Porca puttana! Allora, vieni qua. Ehi, ehi! Io non lo posso raccogliere questo cappello. Che ingiustizia. Ce l'hai già il cappello da funghetto? Don't be greedy. Corri, corri, corri! Okay. Sì, vabbè, ma com'è che di lì corre sempre un sacco, però? Non lo so, ho tardato a Che partire. schifo. Ok, comunque io corro un pochino di più di lui. Allora, qual è il punto più lontano da lì? Forse se lo porto, le porto di qua. Corri, corri, staccati! Ok. Che strizza! Si è scrittato, si è scrittato. Oddio! Zappo! Devo fare la battuta sul parto sui 9 mesi. Ah, ma l'ho appena fatta. Pippo Lib, ecco. Grazie. Mi serviva il cringe quotidiano. Bentornato tra i corgi, Ciao, Zappo. Zap, grazie. Stiamo combattendo con questo coso che fa dei rumori veramente E ha orrendi. delle robe attaccate al collo che mi... Ma io spero sia la Allora, in teoria. corda a questo punto. In teoria è una bambola, credo, capito? Ma sta roba dal collo, io mi auguro sia la... che non vedo bene, spero sia la corda. Ah! Goodbye! Ma ti devo Vai. Ma ammazzare? spero di no. No, dai, poverino.
Non l'ho ammazzato, Ran, no. L'hai rotto! Ma con che brutalità immane l'hai rotto! L'ho rotto, l'ho rotto. Ti ho rotto. T-bagging, t-bagging. Ma che male! Io sono un po' triste. Ok. Sei stato il demonio. L'ho rotto, l'ho rotto. Niente, ci ho provato. Aia. Ah. Allora, il rumore non mi piace. Dall'altra parte, non so te lo descrivo. Cerco di fare un po' di sordo muto, di muto, di sordo friendly. Cioè, tipo un... No, sembrava vedo una le sue mani. Sembrava una sega. No, sembrava una sega, però in realtà non era una sega. È tipo un qualcosa che si sbatte contro qualcosa di metallico in modo costante, un rumore abbastanza cupo e tetro. Ma tipo un martello? Tum, tum, tipo un martello, tum. Però il suono è più metallico. Ma perché io non posso saltare? Devo tirare. Ah, devo prendere qualcosa. Mi manca qualcosa da prendere. Ciao, Mel! Prendi il cappello. Mel! Il cappello. Mel di mortacci tua. Per colpa di Mel, io oggi ho creato l'account su Amazon Giappone. Cosa vuol dire su Amazon Giappone? Perdonami. Perché a quanto pare il Amazon Italia / Amazon inglese, perché su quello americano mi funziona, l'account mio non funge su quello giapponese, quindi te ne devi creare un altro. È tutta colpa di Mel, perché mi ha fatto vedere le cose belle e ora voglio le cose belle e niente. E ora fatto ho creato vedere le cose belle. Tutta colpa tua. Allora Ram, no, tutta colpa tua, Mel. Non ascoltarmi lì, non so quel che dico. L'avevo già capito alla battuta dei 9 mesi. In realtà l'hai vista da sola. Non è vero. Non è vero. Tutta colpa tua. Mel, tu gli hai dato gli strumenti per farlo. Io devo prendere qualcosa per poter salire. Scarpe. Sì, basta che non devi tornare dalla tizia brutta. Ma io spero di no, anche perché l'ascensore interno non si prende più. Zap, mi spiace. Ti ho solo detto che potrebbero esserci le robe che ti interessano. No, non va bene, ok? Ti hai infilato il tarlo nell'orecchio. Esatto, cioè, per colpa di... colpa tra virgolette, vabbè, di Serena, la ragazza di Enot, ho un carrello pronto su un sito dove vendono i dolciumi importati dall'Inghilterra dei fratelli Phelps, che sono gli attori che hanno interpretato i gemelli Weasley. Ah! Dico solo questo. Di cioccolata strafiga, super mega iper eco-friendly. Di cioccolata eco-friendly? Sì, nel senso con il packaging eco-friendly, modi di estrarre il cacao. Ah, sì, etici e cose del genere. Ecosostenibile, queste cose qui. Ran, spediscimeli. Se vuoi ti do il link. Alice, puoi difendermi, please? No. Beh, no. No, perché io... Bello che Zap lo chiede a me e Mel lo chiede a te, fantastico. Perché io comprendo benissimo che cosa significa uno che ti dice oh, guarda qui, magari c'è qualcosa che ti interessa e poi finisci dentro un vortice di no sense. Io non so che cosa devo fare. Meran, ti fai diventare così facile, è colpa tua. PS fai di casa tua, la fabbrica del cioccolato made Weasley. No, non è colpa mia. La gente mi tenta, è stronza e quindi non mi deve tentare, ok? Sì. Dimmi. Volevo dire... Ciao signora Ran. Oh, no, è mia nipote. Ah, è tuo nipote. Ragazzi, io... Diversamente amica del mio portafoglio. Signoran non si può sentire. Ah, ok. E Alice, quindi che problemi avevi prima? Non lo so, avevo dei problemi. Comunque questa allunga la faccia. O no? No, ma diciamo che non posso prendere molto. Oh no, ma cosa sto facendo? Ma perché? Comunque sì, avevo dei problemi evidentemente qui. Ok.
Comunque, capisci perché si allunga? Allora, io non devo cadere. O devo cadere con stile. Comunque. Allora, Ciccio, se fanno robe schifose non ci posso fare niente. Comunque, Mel, ti posso dire che costa poco la cioccolata. Quella che vuoi. No, Alice, no. No, cosa devo vedere? Ah! Ok, sei caduta. Hai già presente Fast and Furious Tokyo Drift, no? Proprio una driftata verso il nulla. A quante morti siamo? Non eravamo a No, 35 l'altra live. eravamo a 36, infatti Pingu aveva detto, infatti volevo settare un counter morti per quando non c'era Pingu. Però no, comunque eravamo a Ah, ma 36. non c'è Pingu. Ma prima l'ho letto. Sì, è che... Hai piano, per amore del Signore. E signore, ma perché ti Cos'è? mangia E non lo so, ma ovunque? forse... Perché mi mangia ovunque? Non lo so, ma forse perché... Allora, è giusto che devo farlo prima, devo doggiarla. Però, tipo, se colpisco quella bottiglia lì, è la fine. Adesso... 5-6 dal bambino, così tante volte Ah, è la morto doggio dal lì bambino. dentro, doggio lì dentro. Guarda, vediamo. Ah, vai, 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 vai. Ok. No, ti sbagli. Ma, mamma mia, se sei creepy, cringe e tutto quello che c'è in between. Ma sì, dai, 43, 42, 42. Addirittura 42, ma siete folli? Che cazzo? Sì, è inquietantissima. Anzi, adesso vi vado a cercare il mostro giapponese di cui vi parlavo che fa la stessa cosa. Che praticamente nel folklore giapponese, stranamente, era una bella donna che attirava a sé gli uomini e poi si allungava il collo e si faceva cucù e ti ammazza. Ho paura di saltare fortissimo questo salto. Ok, non l'ho fatto. Ah, ma devi. Oh no. Cosa, non hai fatto il salto No, o non l'hai nel skippato? senso ho fatto... Beh, insomma, spoiler, no. Devi vedere tutte le mie morti con il delay, giustamente. Ah, qua sicuramente si Scusa, sposta. scusa. Ah, vai piano. Tu che Ok. cosa sei? Ti tocco. Ti tocco. Ti tocco. Io Non so. posso... Aspetta, sei ancora sulla trave. Cosa tocchi? Riesce a dire parole ma versi inconsulti. Quindi ho riso molto nel vederti buttare giù quell'asse di legno. Cazzo. No, se mi stavo un attimo imboressando. Ok. È passato, è passato. No, non è il gioco giusto per imboressarsi, per favore. No, là c'è qualcuno. Ma è sempre lei? Eh sì. Adesso viene di qua. Io penso di dover fare tipo una corsa Il contro il tempo. rumorista di scuola della polizia. Allora, di polizia. Allora, ho solo riso stile maiale, va bene? Cappellino! Voglio il cappellino. È un cappellino. Voglio il cappellino! Il cappellino! Dov'è? Io non l'ho ancora visto il Lì sulla cappellino. destra. Però secondo me ho sbagliato. Devo spingere la scala. Am I stupid? Am I stupid due volte? Continuano a vedere. Ah, forse l'ho visto. Spingi! Signora, spinga! Ecco. Voglio il cappellino. Perché?
Perché hai fatto due volte la mamma di Orochimaru? Ho paura. C'è scritto tirare. C'è scritto tirare. Dai, vai. Ma che cappellino è? Adesso te lo mostro, aspetta. Ok, mostramelo tutto. Signore, come ti vedo male su quella scala? Cappelli. Ah, è una latta. Signora, i limoni, signora. Sembro un mago okay. Di Oz. Carino questo però, eh? Sì. Sbrilluccichi. Allora, io ho paura. Sbrilluccico, sì, esatto, sono più facilmente individuabili. Ah, scusate, intanto devo continuare a cercarvi la roba. Dove cazzo è la stronza? È lì sotto. Allora, tesi triennale, mi raccomando, perché... Immagini tesi. Era tipo Kudamomo, no... Mi ricordo. Bait. Bait. Baited. Signore limoni, signora. Allora, ce ne sono di due tipi. C'è sia un uomo anziano che una donna. Però ovviamente la donna. Che spavento, okay. Non ho guardato. Ok, ora sto vedendo. Che cosa sto vedendo? No, t'ho mangiato, che schifo. La run like grave successiva si chiama Varanto, hai già un porcellino. Ti serve un cappello più grande. Aspetta, metto il cappello cringe, vediamo se è quello. È l'hitbox. Metto il cappello cringe. L'ho vista, Mel, l'ho vista. Mi sono anche abbastanza cacata. Ah, stronza. Excuse me? No, scusa! Dai, no! Come ha fatto? Non ha senso questa cosa. Ma che cazzo? Siamo a 40 qua. Aspetta che faccio così un attimo. Ok. Stronza per 0.25. Il cappellino. Ah no, ma vedi, è proprio il cappellino. No, è il cappellino cringe. Non è il cappellino cringe. Forse il cappellino cringe. Ok. Che dash. Ho paura. Sì, perché uscirà di nuovo, sicuro. Io te lo dico. È pronta, la vedi che è pronta? Sì. Stay. È pronta. Non sto respirando, Alice, muoviti. Ok. Dove cazzo devo andare nella mia vita? Ma non so, ma... Mio Dio, sto per vomitare! Va bene! No! Va bene! No! Va bene! Come... La maestra non è un serpente. Allora, forse non devo salire così tanto. È proprio brutta, death count 45. Potrei essere stupida. Questa non vale. Questa non vale. Cos'è che suona male? No, ho detto questa non vale. Se mi lasci, suona male. Non la trovo la... Ah, eccola la tizia con i capelli lunghi. Sì, con i capelli lunghi, con il collo lungo. Ve lo metto. Ma io dove cazzo devo andare? Dove devo andare? No, nascondermi. Nascondimi. Non sono nascosta però, questo è un nascondiglio fake. Oh cazzo! Per quelli non che mi ha visto sul gruppo. Non mi ha visto. No, a quanto pare non me la fai incollare perché sei... Vai. Ma perché me la incolla così? No, la voglio grande. Mi spiegate perché questo gioco è fatto così bene? Cioè, ora va bene. Bandai Namco. Ora no, io immagino la gente che è nel nostro gruppo e non è in questa live cosa capirà, dice, però va bene. Io voglio venire andare di qua. Uffa, non posso, ma devo per forza... Ok, ma noi perché ci troviamo in questa scuola / biblioteca? Che questa... io mi sono persa il passaggio. Questa è una bella cosa da chiedere, Ran, perché... Allora, siamo riusciti ad entrare ad un certo punto della live scorsa ad un passaggio...
lasciando Six da un'altra parte, quindi la ragazzina col cappuccio giallo. Ok. E quindi noi stiamo facendo un percorso che probabilmente lei parallelamente sta facendo con noi, immagino. Chi è che parla? Il cobra Artyom! non è un serpente, ma una maestra esigente che digerisce la gente. Il cobra non è un serpente, ma una maestra esigente che digerisce la gente. Ci sta benissimo, che ritmica, che sillabazione. È fatto bene che così che tu possa dire è fatto È bene, che fatto brutti. bene. Cosa? Bella, a che punto sei con Little Nightmares 1? Ragazzi, io non posso fare un cazzo. Ah no, forse così, ok. Comunque, allora, devo ancora capire la lore. Perché del primo l'ho capita. Di quest'altro in cui ci sono. Avevo letto qualcosa riguardo alle TV e quindi a tutto il discorso della digitalizzazione che ci rende degli automi, degli ingrincoglioniti, eccetera. Infatti, ogni tanto ci sono tipo dei bambini che sono degli ologrammi. E quindi è tutto incentrato un po' su questa cosa qui. Ma la cosa della scuola non sto capendo che cosa significa. Perché queste sono tutte bamboline, non sono bambini veri. E non so se sono bamboline di bambini veri, che una volta sono stati bambini veri, oppure se sono proprio bambole finte. Cioè, come se dovessero far finta di avere degli alunni. Ho capito, ho capito. Loro, cioè, all'inizio, che c'era il tizio che cuciva le persone. Probabilmente è lui che fa le bambole, però non ho capito per quale motivo, non ho capito se da carne umana o da carne vera. Questa maestra qui non ho capito che cazzo faccia. Ma perché? Che schifo. Vabbè, mi muto un attimo Sì, che sì, ci sì. sono nipote e sorella. Poi anche, cioè, ogni tanto ci sono i cestini che puzzano. Io. Boh. Secondo me qui da qualche parte c'è un cappello e io lo troverò. Ragazzi, ve l'ho detto, dobbiamo platinare questo gioco. Verrà platinato. Posso salire? No. Allora, quelle scale sono troppo troppo. Ciao, Seth Lover! L'altra bambina è una stronza. Sì, ma non fare spoiler, scusami. Seth, perché? Perché devi fare così? Rieccomi. Allora. Ho montato un vecchio PC fisso che dovrebbe reggere, solo che sul tuo computer non funziona l'audio. Ma come? Overthinking over 9000. Eh sì, Rocket Track, ma scusami. Beh, lei è stata un po' una stronza, in effetti, l'altra volta. L'altra volta sì, ma più che altro a me dà fastidio che la. Comunque sto facendo congetture, Rocket, perché mi fa impazzire questa cosa. Volevo dire diversamente simpatica. Scusate, per chi non lo sa, c'è mia nipote qua e non posso dire le parolacce. Ok, devo prendere una chiave. Quanto fa la Cos'è che volevo dire? Ah sì, che appunto non ha senso che le volte che siamo stati insieme tutti abbiano targettato me e lei no. Forse la scuola e la TV, dice Fabione. Forse la scuola è la TV. Potrebbe essere, Fabio. Ha senso. Comunque, rispetto al primo, ho fatto fatica a capire benissimo la storia. Infatti, Ah, che infatti. bello. Anche secondo me è un pochino più hidden come loro qui. Questo posso aprire. Ecco, vedi, Oh questi qui. no. Oh, che Ma. cos'è sta roba? Sono tipo ologrammi di bambini, che però non riesco a capire se sono bambini veri, e allora c'è tipo l'ologramma del bambino vero. Io mi fa male la testa, però li succhio via. Ok. Non. Questa porta, scusate, non la posso aprire, vero? Non di no. E quindi, boh. Tipo, sti cosi non ho capito cosa servono, se sono tipo dei collezionabili. Infatti. Questo lo posso toccare, ti tocco. Ah, qui qualcuno ha disegnato, infatti ho sentito dolore cose. Ma tipo, vedi sulla parete, cioè quelli lì bambini, no? No, sono bambini veri, non riesco a capire. Ma poi cosa c'entrano gli scacchi? E perché c'è uno scacco così? Beh, e il perché delle scarpe in giro per il mondo, si è capito? Anche le scarpe mi piacerebbe capire la questione. Montato lo scacco! Potrebbe essere il ricordo di un bambino morto, dice Mel. Potrebbe essere. Io sono molto preoccupata da questa situazione. Allora. Ah, Se lì ci sono iniziano a sempre gli muoversi, io occhi. urlo, te lo dico.
Allora, c'è un bellissimo pianoforte sotto. Però una cosa... Arriva almeno a fine gioco prima delle congetture, dice Rocket. Va bene, va bene. Però vabbè, mi piace ma le fare... congetture ci stanno. Ok, lì c'è la regina, però questo... Quello è il re. È tremenda questa cosa. Si è mosso? Non mi sa di sì, non era lì prima. No, sì, era lì. Era più indietro. No, mi disse che era lì, però vedi che è legato... È orrenda questa cosa, è legato al... Allora, questo sicuramente bisogna fare qualcosa. Appenditi al quadro, bravissima. Ok, il re è al centro, giusto. Lì ci la va. Regina va là. La regina, l'altro re bianco lì sotto. Ah, ok, la regina è là sopra, però non devo svegliare lui. Cioè, qual è l'inghippo qui? Questa è la regina. Lui chi? Il bambino al centro, io ho paura che si sveglia e mi picchi, perché in teoria si sveglia e mi picchia, cioè mi vogliono male. Ah, vedi, è sempre uno di quelli, ok. Oh no, si è staccato un pezzo. Scusate, ah, scusate, perché sono scusate, scusate, il sangue c'è sempre stato sui quadri? O l'ho visto comparire adesso? Forse non ci ho fatto caso. Forse mi sto traviando io e l'ho visto comparire adesso, però... Ah, aspetta, allora la regina è là sopra. E il re dov'è? La testa del re dov'è? Un po' fuori? La... Ah, là sopra, ok. Ah, ok, ora ho visto la... Oddio, no... Ma no, ma mettila lì, ma che cazzo... Ma mettila lì! Allora, bambini trappolati nella realtà virtuale, dice Fabione. Mm. It may be. È rimasuglio della sua anima. Tu essendo nella scuola, tipo, puoi liberarli. Ah, ok. Quindi dite ah, che... Ah, dice Zap che c'è sempre stato il sangue. Ah, c'è sempre stato, grazie. Grazie, no, perché mi stavo cacando in mano. Ti giuro, mi sembrava di averlo visto. Mamma mia. Ok, aspetta, quella roba lì è la torre? Quella lì a destra? Non lo so, credo di sì. O il cavallo. No, non ce l'hai il cavallo. Allora devo uscire. Ma poi perché c'era quel rumore di... quel rumore di... Sento rumore. No, prima all'inizio si è triggerato un pianoforte. Comunque immagino che questo sia... Ah, sì. Mi sa che sia quel pezzo lì. Un cavallo? No, secondo me è la torre. No, il cavallo è quello nero. Come vai però a prendere quel pezzo là? Probabilmente così. Lo faccio cadere. Allora è morto quello lì. Non mi vedi dispiaciuto, davvero? È un bambino, Ran? No. Non è un bambino, è figlio di Satana. Ok, scusa, non, non volevo. Fare! Non volevo. Ma poi lì sopra c'è una... C'è una spada. Ma com'è che ci arrivo lì sopra? Posso salire sulla regina? Non posso. Posso salire soltanto sulla... Ah, ok, va bene. Ok, ho capito, ho capito. Ah, XD, che bello questo puzzle. Devo prendere questo. Salire. Com'è? Bella giornata, eh? Sì, sì. Proprio easy peasy. Ma sperando che quella sia una torre, tra l'altro, perché... Ma no, lì! Ma dai, ma no! Andy! Fuck! Ok. Tu sei un bambino. È vero, anch'io sono un bambino. Capisci? Per questo lui è il re. Capito? Ma poi non è che gli abbiano staccato la testa. Ciao, Pingu. Non è che gli abbiano staccato la testa e gli abbiano messo sopra il pezzo. Hanno legato il suo corpo morto con sopra una corona. Quanta ansia, mio Dio! Aspetta, il re, l'altro re bianco è qua. Ok, e la regina. Allora, io ho paura, per cui aspetta, metto per ultimo il re, che è qui vicino all'uscita, così poi posso scappare, perché ho paura. Cosa significa? Cosa vuol dire? Cosa è successo?
Perché ho sentito un Ok, e ora? No, sono io che mi sono smutata, ma potresti sentire molto casino, perché mia sorella sta facendo robe. Si è aperta una porta da qualche parte, immagino, forse dall'altra parte. Ok, quindi bambino non siamo os. No. Signore, grazie. Ma è soltanto pressione psicologica questo gioco, è tutta pressione psicologica. Ok, è andata. Stavo leggendo la chat e mi sono incastrato, ok. Comunque si è aperta questa porta. Ciao, Pingu, bello! No. Ma io voglio sapere cosa c'è dentro questa porta! Non posso. Vabbè, allora si è accusato quello di... Ma poi, ragazzi, l'ologramma del bambino era vicino ad un cappio. Vabbè, comunque non importa. Ma la ragazza, di conto... Ma perché mi buggo contro le cose più di continuo? A quanto pare mi rompono le palle più di quanto pensassi. Dopo devo andare a recuperarmi la prima mezz'ora. Vai tranzo, dovremmo essere sulle 43. Ciao 4, Bigfoot. Marte. Sì. Ciao Bigfoot. Comunque non ho capito che a volte confondo i rumori da ranco, questo è il gioco e mi piglio male. Scusatemi, ho una famiglia molto numerosa di giorno. Ma una cosa non sto capendo, cioè... Si è aperto qualcosa, si è scastrato qualcosa, non ho capito cosa. È come se si fosse aperta una porta, ma in realtà non si è aperto niente. Per cui evidentemente è stato dentro questa stanza. No, le riconto giuste. Non lo so. Ti tocco. Non ti avvicina, no, non fa. L'ho toccato il moto schifo. Ma io non so che cosa hai toccato lo schifo, basta. Ma io non so cosa si sia righerato, perdonami. Era giusto, no? Sì, quella secondo me è una torre. O forse no. Forse sì, sì, è la torre, è la torre. La vedi da vedi tutto da di fronte, non vedi niente da sopra. E quella lì è l'immagine della tonde. Della tonde, ah, della forse torre. È sbagliato il posto. Aspetta, li devo spostare. Aspetta. No, è giusto. Ah no, un quadratino di lontano questo. Questo lo devo spostare, immagino. Sì, devi... No, ma è giusto. No, è giusto. Si toglie. Non lo posso spostare. Non ti fa spingere il pezzo. No. Secondo me devi spingere... Ma hai sentito, no, che cosa si... Cioè, si apre qualcosa? Lassù c'è una luce. Sì, ma io non sento di voler ricordare. Cioè, è qualcosa tipo che si apre. È una porta tipo che si apre. Non riesco a capire quale porta si apre. Porca miseria. Nel caso, tutto il pezzo... esatto, è quello che ho appena fatto. Lì c'è l'armadio, non è un armadio, ha le ruote. Vedi, era l'armadio, l'inghippo. Non l'avevo visto che avesse le ruote, te lo giuro. Non lo posso spingere. Oh, alla faccia di quanto ne sai. Ma non... Non posso spingerlo comunque. E poi il rumore l'ho sentito di là. Ma c'è la coppia che scoppia? Sì, siamo... Sì, siamo i due delle meraviglie. Otta. Ciao, Otta. No, si è aperto. Penso qualcosa. Sia troppo pesante. Comunque ci sarà un meccanismo da attivare al massimo, può essere. Ma l'hai sentito che si è attivato qualcosa? Non riesco a capire che cosa. Forse è ancora più indietro. Non sento! Io non sento! Cosa? Non ho capito cosa. Che tu mi dici l'hai sentito, ma io non sento! No, lo so, scusa, no, nel senso dico che ho sentito qualcosa. Allora, guarda bene tutta la stanza, okay. Va bene, allora, aspetta, vediamo tutta la stanza. Però evidentemente l'inghippo è dentro la stanza. Anche perché giù l'unica porta bloccata è quella lì sotto, per cui... doesn't make any sense. Dai, per cortesia. Ok. Questo era su, sì. Oh. Sì, era già così. Questo si può muovere? No. Bellissimi questi. Ma ragazzi, io la guardo bene. Ma perché la luce sflickera? La luce sflickera quando io... Ma il cavallo lo puoi togliere? Non ho capito. Con i piedi scalzi sui vetri, che male. No, non posso muovere nessuna di queste cose. Però no, rifacciamo un'altra cosa. Non so cosa tu abbia già rifacciamo un'altra cosa. Vedi che la luce si è accesa nel momento in cui hai acceso il puzzle. Sì, vabbè,
mettilo. Eccola, si accende la luce. Sì, no, e poi... a destra. Quella su. Esatto. Poi però sento... Che splittera. Ma porca miseria. Eh sì che si è accesa. Forse devo spingere a chiudere la porta. Vediamo se chiudo la porta. Non dovevo chiudere la porta. Ma porca miseria. Perché senti, c'è un rumore che fa tutum. Ma vicino alla luce non puoi fare niente? No, vicino alla luce non posso fare assolutamente niente. Oddio, forse mi posso appendere. Vediamo se mi posso grazie. Appendere. Grazie! Grazie! John Cook Angel. Credo ciao, sia grazie. Un fan di BTS. Ho come questa impressione. Ah, tipo la luce. Adesso proviamo ad appenderci alla luce. Vediamo se è la luce. Ma io non vedo niente che ho il riflesso. Oh no! Quello è un problema. Ma porca miseria, ragazzi. Se sono scarsi, io vi chiedo scusa. Che vorrà dire se si accende una luce? Appoggialo. Appoggialo. Ok, salta. Dai, bravi. Ah, è la luce. Okay. Dai, era la luce. La chiave. Yeah. Ragazzi, era così semplice. Mi sento stupida. Perché c'è un animale che caga o piscia o fa esaurimento nervoso? Vale nel discount? No. C'è una paperetta! Sì. C'è una paperetta! Tieni, ti lascio una paperetta così non sei da solo mentre muori. Muori. Ok, scendiamo. Ragazzi, ma mi sento stupida perché io vado a pensare ai massimi ma sistemi. Ma magari ti serve se la devi prendere in mano, no? Hai ragione. Ti chiedo scusa, te la prendo in prestito, poi non te la riporto più, ok? Grazie. No, ho sbagliato. Vedi che c'era un meccanismo. Adesso ha una bottiglia rotta e una paperetta. No, adesso ha... cocci di una bottiglia rotta. Cioè, io comunque vado a pensare ai massimi sistemi con questo gioco e poi in realtà è una puttanata. Ci sono i miei parenti che stanno guardando le foto di troppi anni fa. Ahia. Minimo di 20 anni fa. Mi sto portando la paperetta. Ciao, 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 Artyom, grazie. Ciao. Ricorda, l'ultimo livello del DLC. Ne effetti un pochino... Esatto, questo. L'ultimo livello del DLC. Infatti, ma perché stavo dicendo... Non è la chiave giusta? Sul serio non è la chiave giusta? Ok. Stavo dicendo, no, sono abituata al DLC che aveva tutte le cose, le congetture strane, sempre con gli scacchi e cose del genere. E adesso... Ecco, questa cosa che c'è anche la prospettiva che nell'uno era soltanto tipo nell'ultimo livello. Questa corsa è bellissima. Tutto turutu. Tutto turutu. Cammina palesemente così. Tutto turutu. Oddio. Piano. Che t'ammazzi, per favore. Ok. Alle scale si scende piano. Ma meno male che non puoi sentire. Ma meno male, credo che mi cagherai molto di più. Quindi non diciamo ad Alice di streamarmelo su Discord, grazie. Vedi, chi è quel tizio lì? Ma c'è qualcuno che arriva, morto? Chi arriva? Salve! Salve Riders, benvenuti. Ciao Wicked, ma ciao Lady, ciao, grazie, ciao, grazie. Senti, abbiamo parlato di te tra l'altro prima. Benvenuti Riders, benvenuti. Ma ciao. Che cara, ragazzi. Seguite Wicked Lady. Puoi fare lo shout out, please, run. Sì, non mi ricordo mai se è shout out intero, vero? Intero, sì. Okay. Non scrivo niente di particolare perché non sono capace. Cheat. No, sere, grazie mille, grazie di essere venuti. Benvenuti okay, a questa giusto. Prima run di Little Nightmares 2. Mi raccomando, mettete un follow a Wicked Lady che fa un sacco di bei... Che è tanto carina! Esatto, fa un sacco anche di bei giochini, molto molto simpatici e molto carini il pomeriggio, visto che noi streamiamo tra l'altro la sera, per cui potrebbe essere una valida alternativa. Noi ci stiamo cagando sotto.
Sere, sere, mi hanno detto che hai parlato di Wobbly Ollie, fra l'altro. E sì, è il gattino di una mia carissima amica, della mia Martina, che ha un problema neurologico che lo fa tutto blu 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 blu. E quindi Patato. è un patatone bellissimo. E comunque Ah, bello Lucia. Alice, noi non abbiamo SO, cioè l'SO non ci funziona, per cui funziona soltanto lo shoutout, purtroppo. È vero. Perché su da qualche parte è SO, da qualche parte è shoutout, ma yay! Almeno così. Allora, immagino di dover prendere questa salsiccia. Grazie, grazie, vi chiederei di grazie, Serena. Io non so mai come reagire ai ride, infatti sono Ai molto rider, cringe vrum vrum. spesso quando lo faccio, quindi buon pomeriggio. Ma di che No, cosa ti avete parlato diventi nel molto just carino. chatting? Hanno visto robe strane, tipo hanno visto un pesce treppiede, poi io ho dovuto staccare perché ero con Ah, te. bene. Non ricordavo se un Sì. amico o un parente, bello. E come mai tu streami se puoi mettere i commands che vuoi? Mi pare strano. Sì, ma semplicemente da quando avevamo iniziato a streamare è rimasto questo e alla fine ci siamo abituati a Scusatemi. quello. In realtà siamo Mi sono semplicemente... mutata in tempo. Tranquilla, tranquilla. Cioè, semplicemente siamo molto pigri, devi sapere questo. Ma io lo devo svegliare, questo tizio. Ma è morto congelato! Lascialo morto congelato! Dici che è morto congelato? Beh, è grigio in un coso che sembra un frigo con del cibo sopra. La smetti di saltarci sopra, Alice! Io faccio quello che voglio. Ah, comunque devo salire lì, ma dai avanti. Non vedevo qual era la porta. Comunque quella salsiccia è un po' malata, io te lo dico. Sì, no, A tu avrebbe da ridire a usare una salsiccia del genere. è frullata, è frullata. Stai Andando andando verso... verso il rumore, Sì, credo che il gioco voglia che signore. io vada verso il rumore, capito? Ho Aspetta, parlato... allora aspetta. Vediamo se riesco a sentire il rumore. Aspetta, allora aspetta. Vediamo se riesco a sentire il rumore. Che brutto. Eh sì, Che brutto. accendo un attimo la luce perché non mi si vede bene, quindi arrivo subito. Come allungare le tempistiche per non avvicinarsi al rumore? Alice Edition. Un frullato molto bene, proprio dà quella sensazione di caramello in bocca. Dai, che schifo, Alice, voglio mangiare ancora salsiccia dopo questo gioco, ok? Paura. Di cosa, della salsiccia o del rumore? Del rumore. Ah no, qui c'è il sale. Però il sale non lo tocco. Brava. Ma in realtà il sale è molto utile. Essere pigri genera sempre fantastiche soluzioni. Ho Esatto. parlato di cose trash a caso, tipo un pesce treppiedi, in effetti, che mangia piantandosi controcorrente e prendendosi i pesci da fermo. Sì, è vero, l'ho Sere, visto. un giorno mi dici che cosa fai per caricarti prima delle live, così adotto questo metodo anch'io e potrò parlare di pesci treppiede. Grazie del raid comunque. Grazie infinite. È una bambolina inquietante, ho visto anche. Sì, e Molto poi... brutta. Allora, devo ammazzarlo comunque. No, 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 nella live di Serena. È anche quella una bambolina inquietante che stai guardando, ma io parlavo della live di Serena. Tiraglielo in testa! No! No! L'ho Bravissima. No! missato! Ragazzi, faccio schifo. Ce n'è un altro! Sapete, Meno male no? che Che l'ho io visto. adoro gli FPS. Poi è vero, sono scarsa lo stesso. Ma avete Pekko! Cosa hai detto, scusa? Ok, ne arrivano altri. Porca vacca, che palle. Come gliel'hai fatta saltare bene la Sì, testa vero, quest'ultima? è saltato perfettamente, ha fatto poc. Ah, Cosa ecco sta cosa aveva detto. sentendo? Ok. Ma perché la canzone è comunque così? Perché la musica è sempre così? Cioè, non voglio che sia comunque così la musica. Ma immagino di non dover più portarmi dietro sta cosa. Ci sono cappellini, secondo voi, in giro? Secondo Ciao Seba, ah, vada che davra, esatto. Cosa hai fatto? Ma c'è tutta quella Oh gente, io non li voglio fightare tutti! no! Oh no, l'ho visto. Non voglio, ma come faccio? Come si fa? Attirali lì e piano piano attaccali. No, no, questa cosa va a finire malissimo. Ma tra l'altro è tutto chiuso, non posso.
Forse la testa rotta bene è un la testa rotta bene è un cappellino, dice Fabio. È vero. Proviamo a prenderlo. Lascia giù questo. Prendo. No, dai, se è una testa rotta. Cazzo, Fabio, sei un genio, porca miseria, sei un genio. No. Però io non posso passare di qua, perché non posso passare? Ma magari da usare proprio con loro per evitare di colpirli. Ah. Che ansia. Oddio, ma là ne stanno ammazzando uno. Va tutto bene, va tutto bene. No, ok, era impossibile. Lo consento, lo consento. Che cosa sto vedendo? Mamma mia, che... Non dobbiamo ancora! Basta! Ah no! Ok. Ma lì si stanno ammazzando! No, tu mi vuoi male? Non ti vado addosso? Là ce n'è una... Oh no. Ma perché alcuni con la testa rotta si muovono? Mi hai rubato il naso. Ok. Ok, si è rotto. No, mi ricorda la mia messa delle elementari. Disba... Io sono molto addolorata per te. Non so se sia Disba o Seba. Non lo so. Seba. Seba. Ah, De Seba. Madonna, ragazzi, io non sono in grado di leggere i nickname di Twitch. Perché sono così veramente stupida. Gatto, vieni qui. O mi stai qui oppure mi stai tra le gambe. Brava. È Anita? Sì, Anita. No, mi sta tirando attorno e non so che cosa voglio. Ciao. Oh, ti ho visto. Ciao. Bella lei. Ma l'hai messa a dieta? Ah, è vero che è dimagrita? Comunque si deve essere... Ti giuro! Deve rimanere a dieta, sì. Sì, sir. Anita è bellissima. Sto sbagliato. Sì, è una cicciottina. Sì. Addolorata. Era divertentissimo, ti spa. Ah no, per la mensa. Sì, comunque... La big mouse, sì. La comunque, biggest. Penso di aver intato perché adesso non ho più un coso per... Era un one standing. Sì. Porca miseria. Beh, ma non ti potevi portare dietro il coso, eh? No, però forse potevo... Anita, tu sei grosso. Forse potevo fare così, aspetta. Sì, ti immagini avere una cazzo sulle gambe così, ah, vedi, caldissima. Op. Però qui, scusami, dove arrivo? Vai. No. Vai. Ok. Oh, non fare questi salti, per favore, che mi... Op. Scusate, ho visto il cappio e pensavo di potermi aggrappare al cappio. No! Scusate. Vabbè, adesso proviamo a vedere se riesco a farlo bene. Aspetta. Ho proprio sentito... Ah. Allora il gioco non voleva che io facessi queste cose? Sarà caldissimo, no. Sì, lo è parecchio. Guardate, se volete vi mostro soltanto Anita. Non so cosa state vedendo, però si vede probabilmente adesso soltanto Anita, vero? Sì, si vede. Ciao, Anita! Anita! Ok. Saliamo. Vabbè, ma così tu rimani tagliato. Va bene, finché c'è Anita è ok. Guardala, che bella! Che... No, allora io me la metto grande, però voglio vedere Anita grande. Una foto. Oh, ma sei proprio bella, ciao! Sì, è un musino bellissimo. Ragazzi, scusate, ho lo smalto tolto perché io non riesco a tenere lo smalto per più di un tot nella mia vita. Ma chi lo dici? Sali. Vai, non sa... Ok. Capito, però io da qui, adesso, salgo. Sali. Dove devo andare? Non lo so.
Non tirare verso il cappio. E invece sì, immagino di dover andare verso il cappio. Allora, devo pensare in modo, stupido. Devo pensare in modo stupido. Verso il cappio. Verso il cappio. Ma porca miseria! Allora, è chiaro. Bello che ogni tanto la carezzi come se fossi un cattivo dei Pokémon. Sei Giovanni. Porca... eccellente. Ma, cioè, io adesso... Allora, quel cappio lo devo fare, lo devo cosare. Vediamo, aspetta un attimo se riesco a... Questo si può tipo... Adesso morirò un po' di volte! Non così, non volevo morire così. Questo è un errore, non volevo morire così. Non volevo morire così. Volevo fare un'altra cosa. Sono morta male. Ormai l'attenzione è tutta rivolta al gatto, infatti, ma è giusto così. Darsus intensifies, ma vero? No, dai. No, ma dai, scusa. Non... Ma almeno Little Nightmares è bello. Sì, ansiogeno, sì. Ma bello. Per protesta, comunque. Io volevo fermarmi qua sopra. Scusate, vi devo rendere partecipe del disagio familiare. E ora vedrete questo, ok? Questo è l'album di foto della mia comunione. Ma è perché bellissimo. A quanto pare mia sorella aveva bisogno di nostalgia feelings. Perché ha tirato fuori. Perché stamattina mi sono messa la camicia, quella camicia lì. Ok, sorella, ma stiamo parlando di 19 anni fa. Puoi anche portarlo. 19 anni fa. 2002, siamo nel 2021. Beh, è bellissimo, però. Ragazzi, quanto vi mancano i. Gli album? Vediamo di se. Casa mia, 21. Vediamo se trovo una foto del. Io vedo. Ecco, questa foto emblematica con mia sorella in... Gira la te che non ce la faccio. Vai. Più che altro mio marito con i capelli neri. Beh, i... Si vede? Si vede. Che disagio, mamma mia. Possiamo anche è bellissima. È bellissima, stai benissimo. Oddio, il girello. Guarda che fighe che eravamo. Fighe è proprio il termine che sto cercando. Oh no. Intanto Squee cade. Ok, brava Squee. Io sto cercando di capire dove cazzo devo andare nella mia vita. Live di qualità con queste cose. Ho paura, mi sta per tirare una manata in faccia. Io, amici, questa... This is my life. Amici, ecco. Ah, che cosa? Ah, sì, a parte la mia faccia che dice ammazzami probabilmente. Ma che faccia che c'ho? È uguale a questa, tra l'altro. Che faccia disperata? Perché ero così disperata? Oh no. Ah, questa è bella. L'avevi fatta te probabilmente. No, ma sì. Ma dai, non mi ricordo. Maremma. Ragazzi, dove devo andare? Vabbè. Oh, shit. In tutto ciò mi muto, direi che... No, anzi. Puoi tirare il cassetto. No, stai intrattenendo, Ran, figurati. Io sono qua che sto cercando di capire che cosa fare Maremma. Della mia vita. No, ok, no, questa dovete vederla. Cioè, vabbè, a parte mio padre che è mamma mia così giovane, ma io ero tutta vestita di giallo e avevo il girello. Amici, questo era l'inferno fatto a ruote. Maremma, la fatica. Mamma mia, la fatica. Ma non dire cavolo. Mamma... Perché te sei sempre quella. Vabbè, sì, era l'inferno fatto a ruote. No, perché lei scende l'ernia facendo. Ma allora? Mia cugina? No, basta. Perfetto, direi che... E poi qua mi stai facendo aria. Dimmi. E qua c'è la che crisi. Bellini, no. Devo salire fino in cima. Ah, ma io crisi, qui ma... sono in cima. Cosa ci facevi col commendatore qua? Cioè, con sta sedia, ti ho visto io con sta sedia viola. Questa sembra la cresima. Questa è la cresima. Questo è il Corpus Domini. No, è il... sì, infiorata. Sì. Oppure si usi. Ah, ok. Guarda la tua sorella. Sorella, sì, eri giovane. Porca loca.
guarda. Grazie Ota, grazie. Porca miseria, ma il gioco veramente delle hitbox che io, boh, benissimo, lo riproverò finché Run vi intratterrà, perché io riproverò fino allo sfinimento. Porca miseria. No, vabbè, ma possiamo anche mettere via queste foto? Cosa ci facevi con il commendatore qua? Cosa avevo fatto? In prima media, quando ho fatto la recita con la Ivani. Sulla fontana del delfino. Ti ricordi? Sì. Sì, mamma mia. Un anno buttato in quella recita, perché non facciamo altro. Adesso... Ma devo partire dall'alto, no? Troppo verso di me, ma... No. Ah, dici proprio di cosare indietro. Eh no! Beh, io così ero così. Che miseria. No, comunque il cassetto... Cioè, i cassetti e le cose le posso tirare soltanto quando sono... con i piedi a terra. No, oh, ma Ran si è mutato, non volevo che si mutassi, chiedo scusa. No, no, sta facendo casino. Ho paura che si ammazzi. Ok. Purtroppo va 10 volte una sì. Ma porca miseria, ma l'hanno fatto uscire quest'anno questo gioco? Cioè, per cortesia. Cioè, io poi se lo devo rifare, ti giuro, mi sparo. Ma guarda, ma era lì, l'aveva preso. Adesso io piango tutte le mie lacrime. Anita, cosa facciamo? Eh? Cosa facciamo? Porca miseria! Ce la faccio! Io non so se ancora sia un odio e tamo questo gioco, perché Little Nightmares 1 gli perdonava anche le cose. Adesso... No. Allora, o devo partire da... No, da sotto non penso di dover partire. Devo partire da sopra. Così è il massimo, perché se faccio così e lascio... Così. Muoviti più verso il fondo del cassetto e punta verso l'altro contorno. Verso il contorno e verso la libreria, verso la parte del fondo. Cioè... Verso qua? Oppure indietro? Forse devo premere indietro comunque. Ma poi guarda come muore strano! Ragazzi, non ce la posso fare. Io adesso sto per andare a prendere un tutorial. Sono scesa. È vero. Verso il fondo della stanza. Ah, ok. Ma in realtà premevo tutto a sinistra il controller, eh? Asante, non ce la faccio. Oh, che culo. Stavo per intarla fortissimo. Ho le mani così. Ok, quindi verso sinistra. È così? Ma dai, ma non ci credo. Io... Non ha senso questa cosa. Non ha palesemente senso. Grazie amici. Siete davvero... Questo? Siete passarne. Yeah! Intanto mia sorella non si è ancora ammazzata. Yeah! Non si è ancora ammazzata tua sorella? Che risistiamo giusto la webcam. Ok, ci sono. No, so che... Non so se la vedete, ma so che si è arrampicata. Aspettate, vediamo. No, quelli là mi servono prima. No, ho paura mi cada tutto. Ah, vedete solo le gambe dove sei... Sì. Torno a mutarvi e giocate tranquilli. Paura. Ok. Comunque adesso il cervello. Cazzo! Non morire! Non morire! Ok. Il cervello dovrebbe aiutarmi a... Ma poi questo è un cervello grandissimo. Ma guarda com'è tutto bloboso. È bloboso. Ma cosa sto guardando? Che non guarda? C'è un cervellino. È un cervellino bloboso.
Il bang. Scusate. Ragazzi, che fatica. Oh cazzo. No! Signora, continua a fare ciò che stava facendo, si figuri. Che cosa stava facendo, di grazia? Ok, forse siamo tornati a... al regime normale. Cosa c'è in quei... No, lo voglio sapere. Cioè, non credo di volerlo sapere. Ma sembrano o grossi insetti o organi. Spero nei grossi insetti. Organi? Alessia, fatti i fatti tuoi. Dai, dove si chiude? Se non si chiude, dai, se non si chiude. Forse devo prendere qualcosa. Ma la signora è là dietro. No, non devo prendere niente. Vai sotto il tavolo! Oh, santa madre. Perché devo fare per forza la sneaky beach? Non sono sicura di voler fare la sneaky beach. Le teste dei bambini sono vuote, giusto? Mi schifano, non dirlo, zappa. In teoria sì, è in teoria sì che sono vuote. No, no, ma è vero, le bambole. Infatti per questo temo che io adesso devo capire cosa devo fare della mia vita. Probabilmente devo salire su questo tavolo, vero? Cioè, per forza devo salire su questo tavolo. Ah no, qui, attenzione. No, non mi hai visto, ma va. Devo salire sul tavolo, perché giustamente... non posso salirci qui, devo salire. Ma come? Scusami. Ma lei quindi mi vede... sono cervelli di bambino sott'aceto. Ma lei mi vede subito, cioè devo lasciarla? Ma lei si allunga il collo? Ah, devo far cadere. No, le che cose. Schifo, sono veramente organi, quello è un fegato. Ma come può essere un fegato di un bambino? È gigante quanto un bambino. Ma no, ok, adesso mi ha visto e muoio. Corri. Ma le devo far cadere? Così la distraggo? Maybe? Devi nasconderti dietro i cervelli. Che schifo, no. Ma non posso farlo perché a un certo punto c'è un vuoto sulla sua... Ma va, ti sei sognata tutto. Sei proprio una pazza, cazzo. Cioè, ascoltami, io salgo... Ah, a un certo punto si gira! Ok, a un certo punto si gira, devo aspettare che lei si giri. Quindi aspetto qui. No, aspetta. Un attimo. Che cazzo non ho visto? No, ho aperto la porta. Alice, però che spavento. Sono bravissima. Ma lei è bravissima. Il problema è che se fanno questi trick che lei apre la porta non va bene. Si sono cagati tutti. Oh no. Vabbè, non mi senti, signora. Signora, la prego. La prego, signora. Parliamone. Davanti a una tazza di caffè. Dite, sono bravissima ed entrate. Allora. Beh, allora ci aspettavamo questo risvolto. No, però
pensiamo ad un attimo dove posso nascondermi visto che lei mi insegue. O forse devo farlo più sneaky, in modo che lei mi segua più tardi, in modo che io possa nascondermi da qualche parte che non so. I don't know. Perché mi sembra che il momento, cioè il tempo che lei rimane distratta è troppo poco perché io possa farla sneaky con la parte. Ma non mi hai visto? Vabbè, ammazzami. Ammazzami, vabbè. Ma no, ma perché? No, no, Alice, corri, Alice! No, dai! Vabbè, cosa facevo? Allora, qui. Devi farlo un pezzo alla volta senza correre. Senza correre. Ma secondo me è troppo poco il tempo che lei mi permette di non correre. Ma non mi hai visto, dai, no? Mira bella. Però è vero che mi sente. Cioè, appena non faccio le cose sneaky, lei mi sente. Death count just did me. Di là c'è un corpo. Ok, stiamo ricomponendo, okay, no, forse, un corpo. Che forse ma qui non era il fegato, era un polmone. No, lei adesso si gira. Forse riuscivo. Paura, ragazzi. Oh no, ma non si. Ok, si vede. Ma l'altro polmone non si vede. Ma sei una criminale? Vai, Alice, vai. Ah, cazzo! No, no! No, devo partire, non devo essere così paurosa, aspetta. Ho paura. Ciao, Sere! Ciao, Sere, grazie mille per il ride, grazie mille, buona serata, buon pomeriggio. Mi raccomando, lasciate un follow a Wicked Lady. E devo capire se qui mi vede. Mi vede? Vediamo se mi vede. Secondo me mi vede. Probabilmente morirò. Non mi vede. Fallo con calma, non avere fretta. Sono tutti grossi lumaconi. Grossi lumaconi! Qua devo correre per forza, però. Ma perché posso... Fabio dà un nome a ogni morte? È fantastica questa cosa. Là c'è un piede, che schifo. C'è un piede sottaceto. Ehi, non dovevo. Non dovevo. No. Ma come fa a vedermi? Oh, che palle. Ma io però... Cioè, a vedermi. Ok, così. Forse devo sfruttare anche questo tempo morto e non lo sto facendo. Ah, ma allora no, non era il polmone, era un pezzo di braccio. Secondo me si è buggato perché non sa per niente di un pezzo di braccio. Ma non la vedi, sta studiando, poverina. Cioè, devi lasciarle il tempo di imparare esattamente dove vanno le cose, no? Ah, scusa, scusa. Ciao, Dado! Ciao, Dado. Guarda che belle parti di corpo, organi, sottaceto. Poi qui devo correre. Dado, ti sei persa delle robe in sta live. Ma intanto ci hai ridato Sere. Sì! Comunque questa cosa... Cioè, io devo per forza correre qua, ragazzi. Che dicevo che prima lei attenta al mio portafoglio in varie maniere. Madonna! Oh, Dio! Allora... Non farti mangiare! Ma mi faccio... mi faccio troppe seghe mentali. Come nella vita vera. Dado c'era una papera giocato, sì. Carina. Riesco? Secondo me riesco. Sì, riesco. Easy. Piano. Easy. Vedi? Perché, vedi, poi io non devo... Ma va che stronzo questo gioco. Lo fa apposta a far così. Perché? Cosa hai fatto? Non hai ancora fatto niente. No, ma vedi che doveva rimettere anche l'altro pezzo, invece non l'ha fatto perché ha visto che io sono passata qua e quindi ha cambiato... E quindi? Cioè, se fai le cose giuste ti dà degli aiuti? No, anzi, non mi sta aiutando. Io lì però ci devo correre per forza, ragazzi. Magari aspetta che vada a mettere l'altro pezzo?
Adesso vediamo se lo fa. No, vedi, vieni di qua. Anzi, devo correre. Invece devo... Che Maremma fa questi movimenti. Oh god! Dovevo correre. Per Sandro. Adesso esce. Adesso se esce io svengo, te lo dico. Ragazzi, questo gioco era più easy del previsto, ma io sono scarsa. Ovviamente, devo cadere? Sì. Sì, mamma mia che ansia, Belen. Oh! Ok. La copertina. Perché non c'ho voglia di tenere la giacchetta, ma c'ho fretta. Ma te hai fretta di fare tutto, ma perché mi sembra che le cose siano più difficili. Cioè, avevo paura che questo fosse... Oddio, devo ammazzare altri bambini. Oppure che sì, questo fosse tipo una tipo un rush, no? Vai, prendi il martello, ne vedo due. Ma secondo me saranno sì, più adesso... di due, te lo dico. Ma perché non ti danno un'arma più facile da girare? Ma... fallo partire. Ok, quello. Non c'hai te. Un po'. Ok. Sotto chi tocca, cazzo. Sotto chi tocca che li martello tutti. Non posso. A me fa un po' paura fa un po' paura la porta chiusa così, eh. Posso portare il martello. Ragazzi, non sto più trovando dei capelli. C'è un'altra papera. Oh no, gli incubi. Ciao Lore. Ciao Lore. Oh no! Cosa sapere? No! Dodging, no! dodging! Ha scriptato, Sono morta anch'io! Sono morta anch'io! Voglio il martello! Dimmi del martello! Ma quella copertina? Muy sexy questa copertina! Forse non ha senso che mi porti dietro il martello, ma secondo me sì. Voglio il martello, chi mi dà il martello? Dodging, insane dodging, insane. Mamma mia, ma guarda quanto sono figo. Sono morta anche io. Ma guarda quanto sono figo quando, cioè, non so, sembro tipo, Hitman. È shiny. Oh no. Cazzo, ho sbagliato. No, devo correre. No. No, devo correre. Secondo me sì. Hitman col martello. Hammerman. Sì, anche perché se ti servisse il martello non ti farebbe ripartire da lì. Corri. Siamo sicuri? Contro luce con il martello davvero inquietante. Sì. Piku più 19. Adesso voglio vedere poi chi sarà il vincitore. Se Pingu con i suoi calcoli matematici o Zap. Siamo sicuri che devo farlo rushando? Non sono sicura. Ah, ma c'è anche Fabio. Quindi Fabio e Zap sono per 65. 66. E Boss è a più 20. Boss, vabbè. E Pingu è a più 20. Ragazzi, ma... 21. Ho capito io, ma porca miseria. Non ti siamo dietro. Ho capito, ma porca miseria. Guarda. Salta, per amore del signore. Devo fare... No, ma se ti mangia uno, non ti mangia l'altro. Capito. No, ma forse devo salire sopra il coso. Guarda, aspetta. Ah, devi saltare in volo mentre questo passa? Allora, qui doggia. Sì, vai che si doggia. Porca puttana. Vai che era perfetto il dodging, era perfetto. Ma io dopo riguardo la live e aggiungo il counter. Lo so. Vedremo se avrete lo stesso numero o qualcuno dei due... Vabbè, tu non puoi sbagliare. Vediamo se Zapp e Fabio sbagliano o no. Fabio, è durato poco il 60. Fa male. Bel numero, nice. Io qua ho sempre visto gente andare di martello. Allora, serve il martello? Totale fiducia per Pingu. Io sono entrato 10 minuti a live iniziata e mi sono affidato dei conti. Io continuo a sostenere che martellarli tutti.
Ho capito, però ad esempio già il primo, no? Che c'è, oh, allora ne triggero uno. Vediamo se questo si triggera. Tipo questo qua si triggera soltanto dopo. Non si triggera adesso, vedi quello lì sopra. Non ave- mio Dio, l'inquietudine dei numeri primi. No, ho sbagliato. Bravo. Comunque, ok, il martello. Uno, ok, vai. Il martello, ok, il martello. No, però in tempo! Devo martellare la vita. Trozzano. Ma ci avevo pensato all'inizio. Ci avevo pensato. Sì, però allora perché non ti fa ricominciare da là con il martello? Con morti? Infatti, non lo so. Perché evidentemente vuole fare le cose... Cioè hai messo giusto 3 ore per copiare una pagina di storia. Che poi non era una pagina... Non mi interessa, brava. Dai ragazzi, sbaglio, timing! Porca miseria, perché non vedo un cazzo in questa prospettiva. Esatto, sì, no, la prospettiva così ti ammazza. Si vede niente. E cosa ho detto 5 minuti fa? Che bello che hanno messo le isometriche così, Beh, come la prima live che avevi detto, questo gioco è bellissimo, dopo 2 minuti, questo gioco fa schifo. La zona migliore del gioco prospettiva è perfetta. 72 keep going. Ma mi sa che arriveremo a 100 di questo passo. Sì, sì, con questa live arriviamo a 100. 100. Allora. Ok. E ho sbadam. Va bene, puoi lamentarti in silenzio. Grazie. Oh no, ce l'ho. Oh, è dietro. Asfanna. Asfanna. Ok. Adesso è un problema. Io faccio i suoni in ritardo comunque. No, perché è un problema? Non sono riuscita a salutarti ieri sera che ero da tempo, stavo urcando e non ho fatto in tempo a scrivere. Ah no, ok, doie boss che bromansano. Fanno bromance. Accidenti, è degna del martello. Sono degna del martello, sono una donna che martella. Ok. Devo portarmi il martello, lo prendiamo, giusto per... Anche perché la musica non è cambiata, questa cosa non mi piace. Bromansate con me. Lore, allora... Nemesi? Cosa? Ciccio e Doie sono uno, il Nemesi... Ma quello è Six! Oh no! Quello è Six. Mi sa di sì! Ma mi pare un po' morta, però. Beh, minchia, ormai si sarà soffocata. Ok, è finito. Aia. Bang! Oh! Ehi, ehi, ehi! Oh! Uccisa dalla caduta. Ehi, ehi. Oh, ma fa non essere ucciso, essere morto, scusami. E chissà quanto tempo è stata così appesa. Quanto capelli lunghi, figliola. È caduta, è caduta. È una lei, lei è Six, è quella che ha sconfitto la madrina nel primo, uscendo. Infatti, secondo me, c'è qualcosa di malvagile. Cioè, ha mangiato l'essenza della roba malvagia. Sarà malvagia anche lei, immagino. Sì, si esce. Ma invece io non ho ancora capito chi siamo noi. Questa è una bella domanda. Noi siamo altri prescelti in qualche modo. Ok, perfetto. Credo. Basta che non finisca come il DLC perché sennò piango, io te lo dico. Non credo perché... Oh, che bello. Non dovrebbe essere autoconclusivo. Sento un attimo. Ciao, Zap. Però scusa, era appesa, ok? C'è un piano! Ah, aspetta, aspetta. Una volta in un gioco, io ho sbloccato una cosa bellissima, soltanto facendo così. Vero che anche qui? Oh. Sì! Achievement sbloccato, monotoni! Ha! Lo sapevo! Quando c'è un pianoforte bisogna sempre suonarlo tutto a caso. E vedrete che questo funziona. Ok. Però dove era annodata? La corda era protetto. Non ho capito. Ma occhi ai nuovi arrivati per evitare spoiler simpaticone. No, infatti, ma ho già...
Ho già detto, infatti. In tira se continua a suonare succede altro, davvero? Non lo sapremo mai perché qualcosa mi dice che... Andiamo. Magari quando era viva, in un gioco, era il primo Little Nightmares. Sicché, che spreco. Ma ragazzi, forse mi ricordo male, sarebbe già successo. Un piano molto forte. Lore. La scena degli Aristogatti, esatto. Tutti quanti voglio fare Jesus. Oh yeah. Alleluia! Quanto è bello. Dove va lei? Ma cazzo, ma qua c'è una... chiave. Lì c'è una persona, qui a sinistra c'è una persona. Ho capito che due... Ah, ok, lei mi fa passare così, giusto perché poi si può fare questa cosa. Ehi! Ma tu sei buono o cattivo? Come faccio a fightarlo, una roba così? Lancia il martello, lo vedo! Lo so, ma come faccio a fightarlo? Sono sfondo nei piani della casa. Sì. Gli Aristogatti è stato uno dei miei film preferiti. Cioè, è uno dei miei film preferiti della... della Disney. Ok. Adesso? Prendi la chiave. Dovrei rifare il giro. No, cioè, non posso... Ma quelli lì sono pianoforte? No, non sono pianoforte. No, sono cassonetti, mi sa. Non mi ha mai fatto impazzire. No, Bigfoot è una bellezza, ma... Come? Quando sfondano i piani della casa, sì, è palesemente questa. Bigfoot. Mi piacciono un sacco. Sia gli Aristogatti che la carica dei 100. La creme della crema, la Edgar. Cazzo. Sì. Domino, sono domino. Senti che meraviglia di pezzo, però sentila. Là c'è il martello. Una dovrà distrarla, l'altra andrà a prendere il martello. Qualcuno che suona, è bellissimo. Oddio che ricordi, questo sembra, mi sembra tipo Brahms o roba del genere. Che ansia. Ha fatto tutto lei. Ok. Ok. Spada nella roccia, tutto. Sono... Allora, sì, era bello anche quello, però... Gli Aristogatti grande cuore. Aspetta, guarda come sono brava io. Voglio finirlo! Voglio! Non si fa, va bene. No. Comunque l'ha ucciso lei. Grazie. Secondo me puoi accanirti. No, sì, mamma. Però, scusami, allora, se lei può agevolmente farli fuori a mani nude, cioè mi spieghi per quale motivo non fa un cazzo tutto il tempo? Quello è una valida domanda. Ah, non si può? Ragazzi, questo comunque sembra tipo esercizi di Bach che facevo quando ero... Che bello, voi che suonavate. Mi piango. È peggio non aver mai suonato e imparato a suonare, oppure aver imparato per 9 anni a suonare e poi aver mollato? Non lo so, ma a me uno dei regretti più grandi è non aver mai suonato niente. Sia per problemi, perché tipo gli strumenti a corda io non riesco a suonarli fisicamente. Perché non piegandomi sì le dita alle note me ne invento. Immagino. Però cose come il piano... I miei mi avevano comprato la pianola, quelle batterie, grosso così. Ma non avevo mai preso lezioni, non ho mai fatto niente. Riproducevo quello che studiavo a scuola durante l'ora di musica. Vabbè, chiamano poco nel senso. Ah, mi divertivo così. Io alle medie ero bravissimo col flauto, bravo. Anche io di flauto ho fatto gran poco perché
perché appunto il professore sapeva che suonava il pianoforte, per cui mi faceva suonare il pianoforte. Poi senti, ma noi alle medie non abbiamo mai usato strumenti, solo elementari. Poi lui, anzi lei, ah, ma lei fa così. Questa qui che sta suonando si ferma a un certo punto perché sta provando, giustamente. Ah, beh, ci sta. Meraviglia. Anche io sempre uso suonare la chitarra, ero piccolo e quando prendevo lezioni ho mollato dopo pochi mesi. No, mi spiace. Meglio aver provato che non aver fatto mai nulla. Non lo so, Pingu, e adesso mi viene il magone ogni volta che sento il pianoforte. Beh, ci sta. Ti capisco, però secondo me ci sta anche magari più avanti di provare. Tra l'altro visto che in un paese vicino dove sto io c'è un negozio che vende solo pianoforti, mi ha scioccato. No, allora, se si allunga il collo pure di questo... Certo che si allunga il collo, io devo risalire là sopra, immagino. Io... strippo. Ma sta componendo, tra l'altro. Ma è palesemente un incrocio tra Beethoven e... come si chiama lo scienziato pazzo? Cosa vuol dire scienziato pazzo? Mozart? Cosa? No, lo scienziato. Lo scienziato chi? Quello della linguaccia. Ah, Einstein. Einstein, non mi veniva, va bene. Non mi veniva. Ma non era pazzo. Vabbè, dai, su. Nel senso non figurato del termine, con i capelli che vanno da una parte all'altra. Dai, lo so che non è pazzo Einstein, per carità. Dai, su. Allora, non mi veniva il nome. Ah, ok, sta scendendo la grata. Devi scendere ancora. Devo aspettare perché sennò... avrei potuto tranquillamente andare. Se no, sentiamo. Però sto spostando quella cosa mentre suona, così non so... Ah, ok. Devo spostare quella cosa lì! Devo spostarla. Sì, no, lo so che devo spostare mentre suona, però... ma non mi era venuto in mente di doverla spostare. Ma siamo matti! Ma stiamo scherziamo!
aspetto. Ok. Alice che si dovrebbe rilassare in questo momento. Clown. Alla porta. Ok. Sì, vabbè, ma questo collo lungo è veramente tremendo. Posso dire che è veramente tremendo? Aiutatemi. Beh, bello a dire non è, che... direi che... Mamma mia, ora che roba. Meraviglioso. È bellissimo, oh, questo. No. È bellissimo. È bellissimo. Sì, bellissimo, ma che ansia. Ma poi perché il mondo è spaccato così? Non lo vedrai mai più quel branchiosauro, di sicuro. Mm-hmm. Grazie, grazie. Grazie. Grazie risate. A parte nei tuoi incubi, cazzo. Già non mi è bastata la sessione di oggi dove abbiamo ammazzato scheletri che grondavano sangue e zombie. Ma ragazzi, oddio. Perché hai fatto sessione di D&D oggi? Sì, la faccio sul pomeriggio presto perché la mia amica in Corea sono le 10 di sera. Giustamente. Così può giocare anche lei. Vivian, la mia amica in Corea, la conoscete tutti. Sì. Vivian. Cazzo. E quindi riesce a giocare anche lei, così facciamo sessioncine piccole da due orette. E infatti dovrebbe essere una one shot, siamo alla nona sessione. No, giustamente, sempre così. Però ci sta. Sta in Corea? Che figo. Sì, sta in Corea, sì, del Sud. È andata dall'amore e dalla vita, perché lei comunque ha studiato coreano, per andare là. No, non puoi, ti serve supporto psicologico se superi le tre ore se continuativi. Cosa? Ragazzi, ma poi non ci sono più cappellini, io volevo più cappellini. Guarda, sono più tranquilli loro che noi per quanto riguarda questa cosa del regime dittatoriale di sopra. Davvero? Sì. Quando c'era Kim Jong-un, i primi periodi, che diceva bombardiamo di qua, di là, mm-hmm, di su, di giù, loro erano tranquillissimi. A Seul non c'erano ma allarmi. Perché forse sapevano che era tutto fumo e niente. Sì, loro sono talmente... Sì, cioè credo che ogni caro personaggio politico della loro sorella del nord, ogni volta che ne sale uno nuovo, faccia questi discorsi. Mm. Sono già con la testa tra le mani rannicchiata sulla sedia, no dai. Secondo me qualcosa mi dice che devi chiudere quel coso in qualche modo. Ma come? Non posso salirci sopra perché... Non posso. Posso dire che mi inquieta un po' il signore vestito, cioè i vestiti messi così, come se il signore fosse sparito. Il signore è sparito, non ho capito se è tipo stato risucchiato da qualcosa oppure... Boh. Sacra Sindone intensifies. Non ho capito come devo fare qui, perché l'unica cosa che devo fare è stato giusto spostare il coso, ma non posso saltare poi lì. Cioè non posso fisicamente saltare. Ti butta già di fuori? Sì, cioè io non riesco a stare in piedi. Non riesco, esatto, non riesco a salire e stare in piedi sul bordo. Non ho capito più quale. Ah, forse li devo spingere in avanti. Aspetta, vediamo. No, non posso. C'è una pietra. Devo spostare la pietra. Pingu dice sul coperchio del cassonetto e poi sali sulla tettoia. Non posso salire sul coperchio del cassonetto, guarda Pingu. Cioè, a meno che non si sia tipo scriptato o cose del genere, però guarda. Io salgo. E non lei perché sta lì? Non lo so. Qua. Cioè, non mi fa salire. E se salgo qua, va giù da solo. Cioè, io semplicemente stavo soltanto sale... capito. Allora, quindi è chiaro che io... Forse devo spostarlo tutto in là. Però la pietra riesce a toccarla, forse. Vediamo. No, non riesco a muoverla. È giusto questa cosa, oh, no. Però... Ok. Più di così non posso. Si è alzato però il coperchio, dice. Si è alzato però adesso il coperchio. Dove? Come? Non ho visto come si è alzato. Forse quando era più in là. Sì, ok, vedi. Così è più basso. Ah, forse perché quando è più basso posso riuscire a salire, vediamo.
però non penso. No. Io poi lo porto verso di là. Cazzo. Ipotizzo niente, no. Certo che si alza, vedi? Un pochino. No, no, secondo me non si sta alzando. Cioè, così sì, si abbassa un pochino, così si alza. Non lo so, mi fa sentire stupida questa cosa. Mi fa sentire molto stupida. Non mi piace. Ma vediamo se c'è qualcosa di qua, ma non penso. A parte il vestito inquietante. A parte il vestito, scarpe? Scarpe, sempre scarpe. Forse non ho guardato bene di qua, aspetta. Mio Dio, pensavo ti stessi buttando nel burrone, che ansia. Proviamo. No, non a buttarsi nel burrone, proviamo. C'è un'asse lunga a terra. Mi sta dando fluida e riesco a vedere. Ciao Luca, bentornato nel mondo di Lily. L'asse ho già provato a prenderla, Fabio, non riesco... Ma anche là c'è uno appeso, guarda! Sì, sì, infatti. C'è la veste. Ansia. Forse qua c'è qualcosa da esplorare? Non lo so, c'è qualcosa da prendere? Boh. Non penso, perché qua è tutta grata. Non è molto più stupido di quel che si pensa, sta roba. No, no, no. Deve essere qualcosa di là. È vero che è un capolavoro, infatti anch'io ho detto che è veramente pazzesca. C'è Six che sta morendo dal freddo perché ogni volta lei fa cough cough. Ma se mi fermo al centro e faccio e provo a rompere? Uffa! Non funziona. Uffa, uffa. Hanno spinto sullo scenario apocalittico e funziona. Vorrei capire perché è così apocalittico questo scenario. E questa è la cosa che mi intriga. Ma comunque mi fa sentire stupida perché... Porca miseria! O è come il cappio di prima, che se non becchi il giusto pixel e cose simili, allora è la fine. Allora, la TV non la posso spostare. Questo è giusto che sia così. Non posso saltare! Non posso saltare! Guarda, questa non la posso prendere. Forse posso tirarlo? Ma no, perché c'è la trave davanti. Sì che posso. Attenzione. Andava tirato un pochino. Ah no, lo chiudo così! Ho capito, ragazzi, ho capito. Ho capito. Come hai capito? Scusa, stavo seguendo messaggi di Amazon. Metti così e adesso lo spingi e si chiude. Ah, ma vedi... Perché sono così tarda ad arrivarci alle cose? Ciao Ota, ciao Ota. Grazie mille anzi di essere passato e di passare. E mi dispiace che tu devi vedere queste cose molto stupide. Grazie Ota, è sempre un piacere averti qui. Un sacco, un sacco. Bravo che lo giochi anche tu. Esatto. Ma porca miseria. E vai avanti puoi fare... Ah! Porca miseria, oh, non sono in grado di fare i salti. Tiralo. Piedi così? Non è in fondo. Porca miseria. Sì, vabbè, per quali pixel gioco però? Va bene, ce l'abbiamo fatta. Amici, continuiamo un altro quarto d'ora e poi mi sa che stacchiamo. Anche perché sì, il mio povero poi cuore. Alle 19 ho una call di Amnesty. Yeah! Ho fame, amici. Voglio il mio maestro stato, regalatemi del maestro stato, per favore. Oh, non posso salire più di così. Vediamo se si possono aprire le porte, aspetta. Non so perché sto giocando questo gioco come se fosse un open world, che non è. Praticamente. Però... Toc toc! Niente. Sarebbe bello fosse una... Però là c'è una cosa del cane, magari quella si apre? Qual è quella del cane? Oh no, questa è una faccia triste! Sì, è una faccia molto triste, è una faccia tristissima! Oh. Non era la cosa del cane, no, era un'altra porta. Mezza distrutta. Toc toc! Niente. E poi ragazzi, dove sono i miei cappellini? Basta che se fai toc... Ran, domani invece ci sentiamo io e te. Sì! Domani, sì! Domani è giovedì, sì, ci sono comunque. Adesso ho avuto un attimino lì.
Vabbè, immagino di dover fare ma niente. scusa, piove e tieni quello di carta? Vabbè, ma sì. È super forte e... L'impermeabile di Six! Ehi! Ehi! È tuo! Copriti! Ti ricordi chi eri? Sì! Sì. Ora non farà più cough cough? Lor! È tornata! Oh. È lei! Ciao! Sì! Ah sì, hai ragione, comunque metto un cappello più consono, metto quello più cringe in assoluto. No, non è quello più cringe in assoluto, però siamo già gli uguali, yeah! Che bello. Fammi le cose. Ho sbagliato, ho sbagliato. No. Ma quindi è un prequel? No, in teoria no, è un sequel. No, è un sequel, è un sequel. Lei è già uscita, è già scappata da quella nave ristorante con la signora che allevava bambini per farci gli snack per la popolazione più ambiente, no? Più ambiente. E lei è stata uno di quei bambini che si è svegliata, ha cercato di ribellarsi e poi alla fine l'ha sconfitta e ha assorbito la sua, tipo... il suo essere totalmente fuori... cioè, il suo essere malvagio, in teoria. Cioè, l'ha proprio respirato. Infatti non ho capito esattamente che cosa è successo poi. Poi noi siamo quest'altra persona misteriosa che ha trovato Six in una stanza. In mezzo al bosco. Che bello, eh? Sì... Ma non voglio prenderti per mano, fai il tuo dovere. Quanto cattiva! Comunque devo salire, immagino. Perché questa cosa non la posso spostare. Okay. Spoiler finale, primo Little Nightmare. Però allora perché non mostra i suoi poteri? Alla fine del primo abbiamo visto tutti cosa ha fatto. Non lo so. Non lo so perché non mostra i suoi poteri. Perché lei poi esce ed è... cioè, la scena finale, spero che Mel non stia ascoltando. Chiunque, cioè, scusate, tappatevi le orecchie. Mutate la live adesso se non volete lo spoiler di The Nightmares. E quando vedete i miei pollici in su, volete, significa che potrete rismutarla. Scrivo spoiler. Spoiler. Quando nel primo coso lei ha succhiato tutta l'energia, tra virgolette, vitale, no? E... uscendo, mi sembra adesso se non ricordo male, uscendo da quella cosa lì, ha ammazzato tutti quanti. Cioè, tutti i clienti, quelli super grassoni, tutti pieni ricoperti di lardo e che mangiavano, però appunto prendevano questi bambini come degli incredibili croccantini, ok? Li ha ammazzati tutti. È uscita e poi si è trovata, insomma, in questa isola in mezzo all'oceano, da sola. Questa è l'ultima scena. E poi noi l'abbiamo ritrovata dentro ad un casolare in mezzo al bosco. Fine spoiler, potete rismutare la live. Fine spoiler. Ah, hai fatto il pollicione, ok. Esatto. E quindi... boh. Bisogna ancora capire tutto qua, non si capisce un cazzo. Quanto in teoria dovrebbe essere di gioco, di ore di gioco? Non lo so, provo a cercare su internet, non ho idea. Ok, allora, questi mostri... i vostri che mangiavano erano leggermente io il giapponese sabato scorso. Faceva anche gli stessi versi grugniti. Allora, vediamo un po'. Intanto no, ci sono delle bende strane. It's a Nightmares 2. Durata. Sì, durata media di gioco. Quanto dura? Ecco la durata in ore. Noi abbiamo fatto due live da 2 ore ciascuno? Più o meno sì. Guarda che bello questo, leggermente più lungo del gioco originale. 6-8 ore. Cazzo. Considerando che sono lentissima, probabilmente sì, siamo un po' prima della metà. Allora, 4 alle 6 ore, magari anche di più se si è collezionisti. No, questo era il primo. Il secondo titolo è leggermente più lungo. Intorno alle 6 o 8 ore, facendo un po' di esplorazione...
Quindi 6-8 se non fai tutto, cioè se non collezioni tutto. Ma in realtà io punto a finire la trama e poi lo platiniamo insieme, cioè poi ci saranno le live surplus, tra virgolette, in cui rifacciamo il gioco e lo platiniamo, però... Ok, quindi dalle 6 alle 8 ore. Dalle 6 alle 8 ore, sì, sì, dovremmo essere ma considerando... Si parla già di un Little Nightmares 3, davvero? Davvero? Beh, guarda che successo ha avuto effettivamente. Ha avuto ci un sarà sacco. Un sequel? No, ok, non c'è. Little Nightmares 3 non ci sarà. Ragazzi, siamo, ci dentro, siamo dentro di un ospedale. Un manicomio. Non lo so. Don't read, stop. Ah, però... Tuttavia, solo ieri Bandai ha affermato che Tarsier Studios si focalizzerà su nuove IP. Però vogliamo lasciare comunque una porta aperta. Vabbè, ma questo è per continuare a fare... Bellissimo comunque, assolutamente meraviglioso. Ok, sì, non si sa. Ma poi perché c'è questa cosa tutta delirante? Cioè, non era così onirico il primo. Almeno non mi è sembrato. Ragazzi, io però l'avevo preso. Non è possibile che il platform di questo gioco mi faccia sembrare una rincretinita. Sì, non si... Molti dicono no, in realtà. Quanto salta sei? Ma vero che Tania Cagnotto sei? Infatti... Tania Cagnotto sei? No, Six nel senso. Ma poi è Luca che la chiama sei, si chiama Six. Fra l'altro. Ma porca miseria, ma guarda, ma scusa, è possibile che il platform di questo gioco mi tilti in questo modo? Ci sono veramente dei letti appesi? Scusate. Ma scusami! Basta! Ragazzi, lo provo un'ultima volta questa chiave. Oh no! Che cazzo? Era giusto. Non è possibile. Non posso scrivere il nome, l'abbiamo bannato. No, questa cosa non me la ricordavo, Luca. Comunque è tutto scriptato male, cioè... Ehi! Salta! Ma fin qua è tutto giusto. Questo letto del cazzo non riesco a capire la prospettiva. E parte dal sì, centro. Sì, perché la gente è simpatica e faceva gli spoiler. Ah, è vero, per quello. Allora. Vai! Ma che cazzo, però. Che ansia sul pelino di Carmelino. Sì, ma era tutto ok. Oh no, di nuovo i fusibili, no. Cos'è che ci dovevi fare? Cos'è che ci dovevi fare con i fusibili? Ma cosa sono? Sono bende? Non lo so, ma ti ricordi che gli ultimi livelli del DLC, vedi, servivano i fusibili da inserire e fare cose? Ma c'era un tizio nel letto appeso. Davvero non l'avevo notato. Davvero? Davvero. Ah, eccolo lì. Beh, senza faccia, anche lì ce n'è uno. Ah, che bello. Sì, ma questa che cos'ha? Ha sonno, ha fame? Ogni tanto si piega. E comunque, boh, qui non mi sembra che ci sia. Dalla finestra si vede. Che cosa si vede dalla finestra? Ah, il tizio del letto appeso. Ma è questo che devo inserire, non è questo? Questo non è un robot che funziona. No, questo è un rotolo. Però se lo prendi in mano qualcosa dovrà servire, no? Ah, ok, ho capito. Devo prendere quello dell'altro e metterlo lì, giustamente. Perché così si chiude la porta e si apre quest'altra. Ah, guarda. Vabbè, sì. Però non lo stavo prendendo prima. Cioè, stavo cercando di grabbarlo e non ce l'ho fatta. Lo mandi in porta. I don't want to sleep here anymore. Sì, 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 infatti. Però questa porta mi fa veramente ansia. Questa qui? Sì. Di fronte? I don't want to sleep anymore, no, infatti. Questo gioco è veramente... Mi ricorda un pezzo del primo, probabile. Sì, sì, sì.
Sì. Sto cosa mi fa veramente un'ansia incredibile per me. Guarda come cadi, eh. Aggrappa. No, lo sapevo. Lo sapevo. Aggrappati al filo, per amore del Signore. Ah, no, ok. Allora, l'ascensore è caduto. Chissà chi c'era dentro. Perché dici che ci fosse qualcuno? Madonna, ste robe mi ricordano i ratti del primo. No, 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 perché deve essere buio? È tutta colpa di sei. Ascensore, piccolo ancilo. Piccolo ancilo. Ma Six, piccolo ma devo ancilo. Fare tutto io, cazzo. C'è la luna stasera. Guarda che luna! No! Premi B per usare una torcia. Cosa ho visto sul muro? Perché c'è un cazzo di occhio? Che ansia, bellissima. È come quello del primo, che ti fissava. No, no, non dirmi questo. Non è vero, non ti sta fissando. Adesso sì, ti sposti e lui non ti guarda più. No, non ti guarda più. Ci sono macchie di... Ti guarda più. Ti prego, puntalo e fammi vedere che non ti sta guardando. Io non ho visto. Cosa? No. Cioè, non è che sia successo qualcosa. Cioè, è questo gioco, capisci? Non è che sia effettivamente accaduto qualcosa. E probabilmente io ad un certo punto dovrò anche tenere spenta la torcia, immagino, perché... Adesso se spunta qualcosa io urlo. Lore, anche alla fine del DLC c'era l'occhio. Sì, anche alla fine del... Infatti. Ma no, tutto il primo, tra l'altro, aveva la questione degli occhi. Quegli occhi lì erano in tutte che guardavano... Ti ricordi, Ran, quando guardavamo attraverso l'occhio tutte le varie falci? Perché la signora... E in teoria vedevi il tizio del DLC. Esatto. Ok. Perché ci sono un paio di forbici? Io il primo non l'ho mai visto, vai tranzo, Pingu. Tranquillo, Pingu. Ma davvero l'ho fatto così tanto tempo fa che non c'eravate né tu né Zappo? Serio. Oddio, che sfremmata. Puoi recuperarlo su YouTube, Kappa. Esatto. Grazie per il follow a Glad to get banned. Ok, perfetto. Io non leggerò la chat, ragazzi. Se spoiler, sapete cosa fare. No, benvenuto comunque. Benvenuto o benvenuta. Benver. Ti voglio bene, Denver. Al posto che Denver, Benver. Ti voglio. Ti voglio bene, Benver. Quello lì si può aprire. Ma guarda, quella lì. Cerchiamo un coso per schiacciare quel pulsante lì. Non puoi salire sulla sedia? Buonasera! Non posso? Allora... Sera se... Ciao! Seforinox! Ciao! Seforinox! Allora, non spoiler, però ti chiedo una cosa. Ti trovi in una biblioteca? No, Non sono in una biblioteca. Questo mi sembra più che altro un ospedale. Anche a me. Sono un meme. Perché sei un meme? Comunque non posso riuscire a prendere. Wait. Auguri! Auguri, Alice! Lanciaci un vago! Non posso. Vedi che l'ho lanciato, di solito va da solo se si lancia da solo. Qui mi posso appendere. Ma perché hai i libri dietro, Alice? Non nel gioco. Ah, parla di me! Ah, no. No, non è una biblioteca. No, assolutamente. È una libreria. È una libreria di casa. Cazzo, ma pensavo nel gioco, ragazzi. Sono così presa da sta roba. Quello era un pappagallo? No, era una sacca della Flebo, immagino. No, una tazza, direttamente. Ah, una tazza. Va bene, allora aspetta. Quanto più... Io Little Nightmare l'ho finito due volte, ma questo è il 2. Questo è il 2. Noi abbiamo fatto, io ho fatto, e Ran appunto mi ha assistito in questa meravigliosa
Avventura l'1 e anche il DLC, esatto, il DLC dell'1. Mi è incuriosito la live, avendolo già fatto al 100% dei trofei, sono curioso di vedere come te la cavi. Ok, basta no spoiler. Basta no spoiler, ma anche io lo voglio fare al 100%, però sappi che sono parecchio stupida. Devi sapere questo. Infatti... Ah, ok, no, vai tranzo, Blade. Ah, del 2. Comunque sono parecchio stupida, sappilo. Cioè, mi spavento easy e ci metto 3 anni a capire gli indovinelli. Lei si spaventa e io mi spavento dopo, perché lo vedo in live, quindi... C'è il ritardo nella live e quindi arriva in ritardo la mia reazione. 249, ma tutto ciò a che cosa è servito esattamente? Ma basta con ste robe, robe cosa? Ma sì, ma sì che è vero, che ci metto 350 anni. Ah, vabbè, ma lo sappiamo che Alice ogni tanto va presa amorevolmente a carezze sul coppino. Sto self-flaming sempre. Ah, sì, no, c'hai ragione, Ciccio. Comunque, ragazzi, c'è tutta questa zona. Era stata soltanto per farti cagare in mano e andare lì 3 ore. Sì. Cioè, farti stare 3 ore perché avevi paura di un jumpscare che non è mai arrivato. Adesso arriva. Oh, adesso c'è la questione delle televisioni. Si trova in... Cosa si... Blade? Cos'è questa questione della televisione? Anche aiuti per trovare i cappelli, per esempio, trofei... No, niente. Si arrangia, se proprio... No, adesso, per adesso no. Comunque lo platinerò quando finirò la trama. Adesso se vedo qualche cappello lo prendo, se vedo qualche achievement lo prendo, però la prima cosa è finire la trama e poi lo platiniamo, sempre in live. Ok, devo trovare sempre quel corridoio lì. Ma non è lo stesso di prima, dell'inizio. Ma cosa fai? Non andare verso la TV, c'è la dorsa. Blade? Questa cosa della TV è stranissima. Sì, abbastanza. Ma perché non mi sta funzionando? Scusatemi, ma... Cioè, io la sto mettendo dritta. Quanto pare non abbastanza? Ma in tutto ciò, Six dov'è? Eccolo. Six è dietro di me. Eccolo, è andato. Corri, corri, okay. Piccolo angelo, corri. Quanto lento, figliolo. No. Madonna, questo è un tipo di peggiori incubi della vita. È presente quando cerchi di correre in un incubo e non ci riesci. Oddio, ma si sono anche rovesciate le persone attorno, no, vero? Cosa c'è, Six? Cosa fai? Cosa vuoi? Forse ti ha tirato fuori? Ma la testa di queste persone? Oh no, ma prima non te l'avevo fatto vedere che sono senza testa! Vogliamo fermarci qua? Ok, sì, fermiamoci qui. La testa ha fatto puff! Oh no! Ha salvato, spero di sì. Guardaci, per amore del Signore. Allora, facciamo così. Facciamo che andiamo tipo avanti. Sicuramente salva. Scusatemi. Sicuramente salva in qualche modo. Boh, qui sarà salvato, immagino, no? Sì, vedi, c'è l'occhietto sotto. Perfetto, ha salvato. Bene. L'unica cosa che vi posso dire è che è un prequel. Ma no, non è un prequel. Non è un prequel. Cioè, dovrebbe essere il sequel. O comunque, niente spoiler, per favore. Cioè, non è che vi posso dire. Io non voglio sapere niente, per favore. Rispettate questa volontà. Anche perché adesso se mi ha installato questo tarlo nell'orecchio... ma smettila. Cioè, ho chiesto no spoiler e tu non è che puoi venire qua e mi dici... Vi posso dire che è questo. Perché adesso io non giocherò più allo stesso modo il gioco. Per cui potresti anche evitare. Lo trovo molto poco carino. Nessuno ti ha chiesto di venire qui a chiedere e fare a dire cose. Comunque... Grazie del follow a... Ah, intanto grazie del ride a... di non ipotizzare teorie. Ma fa parte del gioco ipotizzare teorie. A me piace ipotizzare teorie. Cioè, fa parte del gameplay, per cui... Scusate, nel senso... Tu magari l'hai giocato in un altro modo, però... Io lo gioco così. E... Ban imminente, sì, no, infatti. Sono anche stata troppo buona. Grazie a... allora, innanzitutto, Zap,
che ha resabbato per 9 mesi, senza fare la battuta ovviamente del parto di 9 mesi, ma facendo la battuta del parto di 9 mesi, grazie a Jungkook Angel, che non ho capito. Jungkook Angel è un fan dei BTS, è un gruppo coreano. Ok. Grazie a Wicked Lady che ha fatto uno splendido ride con 26 persone, grazie a tutti quelli che sono rimasti. Grazie a Blades to Get Banned, che però adesso mi hai fatto un po' tiltare, cioè non dovevi dirmi questa cosa, anche perché poi io mi metto lì a pensarci le cose. Non è stato carino da parte tua. E facciamo un ride, grazie a Ran, che ovviamente mi segue come al solito con tanta pazienza. Ci manca, io mi diverto un sacco. E allora, vediamo chi c'è in live. E magari possiamo andare ad ospitare. Se avete suggerimenti, volentieri, amici. Ran è parte integrante della reaction, esatto. Ran è veramente parte integrante della reaction, davvero. Chi è che mi ha followato? Grazie Sephorinox, grazie. IDK Bat LMAO, ok. Dado che ha dovuto cercare la Shva. No, non l'ha dovuta cercare, ormai è super boss con la Shva. Bravo. E facciamo così. C'è Riki? Allora, o c'è Riki, però volevo provare anche a raidare qualcosa. Vediamo chi altro sta giocando Little Nightmares 2, se vi va. Cioè, poi se non volete... Vai. Anzi, vi mando all'uno. Vi mando all'uno, vediamo chi sta giocando l'uno. Non ha potuto flammare subito, esatto. E... Allora, spettatori decrescenti. Tipo, lui mi sembra carino. Boh, lui facciamo a 11 spettatori. Ok. Aspetta. Dai, un toscano. Ma sì, dai, raidiamo lui. Mi va di raidare qualcuno di nuovo. Lui sta facendo Little Nightmares 1, per chi non l'ha giocato, o per chi vuole ancora giocarlo, spero che non sia spoiler. E... Raid. Ah, forse devo mettere il... Questo. Come nessuna corrispondenza. Oh! Amici, perdonatemi, sono un po' lenta. Raid. Non mi parte il raid, perché non mi parte? Ah no, forse mi parte il raid così. Parte? Sì, andiamo! E gli diciamo tanti piccoli incubi. Dai, se vi va. Vediamo se vi piace, se non vi piace, se vi fa piacere, eccetera, eccetera. Andata, vai. E niente, ecco, ci vediamo stasera, tu dalle 22 alle 23. Ciao! Ciao ciao belli!